Abbiamo ancora finito di smaltire il carico di festeggiamenti, feste ed acquisti di regali per il Natale, che già si presenta un altro periodo, diciamo così, impegnativo sul fronte acquisti, quelli per i saldi. Ad essere partita per prima con la stagione degli sconti è stata la Sicilia lunedì 2, ma poi da giovedì 5, prima della Befana, appunto da nord a sud, sarà la volta di altre regioni, comprese le Marche, dove i negozi saranno affollati da clienti alla caccia di sconti per i saldi invernali e fare qualche buon affare dopo gli acquisti natalizi a prezzo pieno. Parlando di budget, le previsioni di categoria non sono molto incoraggianti. Infatti, se nello stesso periodo dello scorso anno la spesa a nucleo familiare per capi d'abbigliamento, scarpe ed accessori si aggirava intorno ai 360 euro, per quest'anno si è passati a 250 euro, 96 euro in meno, che peseranno sulle casse dei commercianti che vedono questa opportunità dei saldi come la panacea per ripianare i conti di una stagione molto zoppicante sul fronte acquisti. Le regole per i saldi sono queste, le principali. Innanzitutto i capi devono essere, quelli in saldo devono essere separati, non devono essere fondi di magazzino, e ognuno deve avere tre cartellini: il prezzo iniziale, lo sconto e il prezzo attuale, quindi il prezzo finale. La merce può sempre essere cambiata se è fallata, cioè il negoziante non può dire che non la cambia, esatto, se c'è, naturalmente, se c'è un difetto. Noi diciamo di diffidare degli sconti troppo elevati, quelli superiori al 50%, e anche di quelle vetrine che sono completamente oscurate, piene di manifesti pubblicitari, perché uno non può vedere dentro. E poi c'è anche l'obbligo di consentire il pagamento non solo in contanti, ma anche con i mezzi, bancomat e carta di credito. Queste, diciamo, che sono le regole principali. Naturalmente, come sempre avviene, qualcuno tende a giocare un po' d'anticipo, catturando l'attenzione dei clienti abituali a mezzo SMS con allettanti promesse di corsie preferenziali prescontistica, magari per accaparrarsi proprio il capotino tanto desiderato. La buona regola commerciale, di politica commerciale, è quella però di iniziare quando c'è la data dei saldi. Diciamo però che il settore abbigliamento è molto in crisi, e quindi è chiaro che molti hanno cominciato già dal 27 a applicare alcuni sconti, che però non devono essere saldi, diciamo che sono vendite promozionali.